Metal 2000, infissi in legno, alluminio, infissi in taglio termico, infissi in PVC e persiane in alluminio e in acciaio zingato verniciato, vasta gamma di colori, preventivi gratuiti. Ora come allora, il romanzo di Lucia Gallo, ex docente originaria di Cava dei Tirreni, è stato presentato ieri sera presso il Portico di Lisa, nel centro storico della città metelliana. Si tratta di un romanzo in cui allo spostamento fisico della protagonista, Sveva, si accompagna il cammino interiore della stessa autrice, che, attraverso i luoghi, gli oggetti, le voci che tacitamente segnano la sua esistenza, le annoda i fili con il passato. Un viaggio che dà parola e suono alla memoria personale e familiare. All'evento, presenti anche la giornalista Silvia Lamberti e la professoressa Paola Bucciarelli. Ora come allora, cioè quando? Quando? Diciamo oggi, ieri e oggi, questo è il significato del libro, cioè il passato che cerca di dialogare con il presente, però in qualche modo senza alcuna prevaricazione dell'uno sull'altro, quindi ora rappresenta l'oggi con tutte le sue contraddizioni e allora il passato con tutti i suoi ricordi, con tutte le sue esperienze di vita. Il libro parla di Sveva, che è una ragazza innamorata della musica, che per seguire il suo sogno abbandona anche il mondo comodo in cui era abituata a vivere per andare a New York, dove viene ammessa alla famosa Julia School e diventa una pianista affermata, quando riceve una telefonata dall'Italia e la mamma che la invita a firmare una procura perché è stata messa in vendita la casa dei nonni. Allora lei decide di tornare e durante questo viaggio di ritorno, attraverso tanti flashback, lei rimette un po' a fuoco la sua vita e una volta arrivata e si aggira in questa casa, ricostruisce tutti i momenti della sua infanzia, però quella casa che era diventata un punto fondamentale proprio della sua vita, della giovinezza, si carica di significati nuovi, cioè diventa una sorta di paesaggio, magari frastagliato, ma nel quale Sveva riesce anche a dare ordine al caos della sua vita e ai suoi pensieri. E allora decide di non vendere e di trasformare questa casa in qualcos'altro, che è la casa della musica. E il momento in cui quest'idea, questa scintilla si è accesa è stata mentre io mi trovavo proprio nella mia casa di campagna e avevamo lavorato tanto e, come sempre avviene quando si è un po' avanti negli anni, mi sono chiesta: ma quando noi non ci saremo più, questa casa che fine farà? Il messaggio di ora come allora è quello di far capire il senso del passato, no? E soprattutto di permettere ai giovani che vivono quasi sempre senza memoria, abbarbicati sul presente, senza alcun appiglio con il passato e tante volte nessuna visione del futuro, di capire che passato e presente possono andare insieme, senza nessuna prevaricazione. Non ne volevo fare una Marcord, non ne volevo fare una nostalgica rievocazione del bel tempo che fu, perché non tutto ciò che è presente va gettato e non tutto ciò che è passato va recuperato, ma volevo solo trasmettere la memoria, cioè la memoria che poi è questo diario della nostra esistenza, per cui il libro è un diario. Sveva è la protagonista, ma il messaggio può anche essere rivolto ad un pubblico molto più ampio che quello appunto dei ragazzi. Il romanzo ora come allora ha uno stile narrativo che coinvolge molto la sfera emotiva, in quanto riesce a coniugare in un parallelismo continuo presente e passato, ecco l'ora e l'allora, in una sorta di ritorno continuo, quindi di un nostos potremmo dire, e si dice che nella vita di ognuno, quando le persone e i luoghi sono realmente importanti, si ripresenta l'occasione, l'opportunità di rivederli. Quindi in questo senso di circolarità possiamo cogliere quella continuità del viaggio sia a livello metaforico che letterale, appunto, quello della protagonista, che poi essendo un romanzo autobiografico e l'autrice stessa, è un viaggio verso se stessi, quindi un nostro sul ritorno verso i luoghi dell'anima, verso le radici e quindi verso l'interiorità.